Francesco Piccardi per ForzaSaggio.it, nuovo arrivato, uno dei tanti insomma per questa San Giovannese targata 2019-2020. Presentati ai nuovi tifosi, caratteristiche, squadra di provenienza, che è Bologna, questo lo dico io, però insomma hai avuto un percorso giovanile anche importante. Sì, provengo dalla primavera del Bologna, sì. E ho fatto 5 anni a Bologna partendo dai giovanissimi nazionali. Sì. E durante questi 5 anni sono stato un anno in prestito al Sasso Marconi in Serie D, sì. Nel quale ho giocato anche contro la San Giovannese. 34 presenze ho visto. Esatto. E quindi ho conosciuto già in quel momento questa piazza e i tifosi e la società in cui sarei venuto a giocare. Sì, sì, sì. Quindi sono un terzino sinistro, sì. E di una buona corsa, sì. E cui mi piace molto attaccare e ecco. Mi adatto anche a difendere. Ecco, quindi propendi magari anche ad offendere tatticamente, sì. Parlando, si sì, intende, molto più molto ad offendere perché ero un attaccante. Ah, quindi sei cresciuto come attaccante e poi sono diventato terzino. Ecco, questa involuzione diciamo da quando... A Bologna negli under 16 il mister mi provò terzino. Con buoni risultati. Mi piacque l'idea e quindi... Senti, diventai... hai lasciato Rassina perché sei di Rassina, sì, del esatto. Casentino, praticamente da bambino quasi. Sì, no? Ho lasciato Rassina a 14 anni. I miei genitori mi hanno dato questa grande opportunità, sì. E sono fiero di aver fatto questo percorso, sì. E l'ho affrontato molto bene e sono contento di essere cresciuto in questa maniera. Ecco, questo quinquennio a Bologna, tra l'altro te prima sei cresciuto, ma non deve essere stato facile, no? per un bambino ragazzo diciamo di 14 anni. Anche se magari non so se eri in convitto con altri tuoi... Sì, sì, inizialmente magari non è stato semplice, però grazie anche a amici con cui adesso sono molto molto legato, sì. Sono riuscito ad affrontare questo percorso nel migliore dei modi. Infatti ho trovato tantissimi punti di riferimento a Bologna che sì. Ho ancora. E grazie a questo sono riuscito a svolgere la mia adolescenza nel migliore dei modi e a crescere tranquillamente anche... essendo lontano da casa. Ecco, però l'accento diciamo casentinese aretino non c'è, nel l'ho senso, perso. L'hai perso insomma, sì. No, magari c'è una leggera cadenza, però insomma l'ho perso. Che parli emiliano, ma insomma siamo lì, ecco, esperienza già in Serie D, come è stato tornare a casa, nel senso sai che ora c'hai un'altra esperienza in Serie D che per te è importante, no? Penso, sì, per la tua carriera. Sì, ho deciso di fare questa esperienza in Serie D perché conosco già abbastanza bene il campionato, so che è un campionato difficile in cui le vittorie, i tre punti sono veramente importanti, sì. E è una piazza importante questa, dove i tifosi sono molto attaccati alla squadra, mm-hmm. E quindi credo sia sia la migliore soluzione in questo momento. Va bene, quindi adesso non resta che far parlare il campo, penso, no? Certo, certamente. Anche perché, insomma, sei reduce da un'annata importante, vittoria, sì. Del campionato, torneo di Viareggio con un gol, se mi risulta, segnato da te sul calcio di rigore, no? Sì. Quindi ormai puoi continuare, adesso l'appetito certo, è mangiare certo, a Castel Giovanni, esatto, no? Esatto. Grazie a Francesco Piccardi e in bocca al lupo per la sua avventura in azzurro.